Bentornati e cominciamo a parlare della casa francese Citroën, perché in occasione del Salone di Ginevra ha presentato il modello C4 Air Cross, un interessante crossover che vediamo in questo servizio. Da aprile Citroën amplia la propria gamma con una nuova proposta per conquistare un segmento in piena espansione. Citroën C4 Aircross rivisita i codici tradizionali del SUV compatto e abbina design e innovazione tecnologica. La nuova silhouette ha tutte le caratteristiche per adattarsi perfettamente allo stile di vita moderno che richiede relax ed evasione, con uno stile forte ed elegante proprio del DNA Citroën, una trasmissione à la carte per il piacere di guidare un veicolo crossover con tre modalità selezionabili manualmente, due ruote motrici, quattro ruote motrici e LOC. Emissioni di soli 119 grammi di CO2 al chilometro nella versione HDI 115 due ruote motrici, che sono le migliori del segmento. Disponibile in versione a due e quattro ruote motrici, Citroën C4 Aircross sarà commercializzata nel primo semestre 2012. La Citroën C4 Aircross prende le distanze dai 4x4 tradizionali e abbina l'eleganza delle berline della gamma alle linee muscolose di un crossover. L'ampia calandra cromata del frontale è arricchita dagli chevron per un'identità forte. Di profilo, la pinna di squalo capovolta, inaugurata dal concept car Hypnos, è decorata con una rosa dei venti cromata, segno dell'appartenenza alla famiglia dei SUV della marca. Il design dei grandi cerchi in lega da 18 pollici e dei gruppi ottici posteriori, ispirati alla berlina Citroën C4 e al concept car Hypnos, sono studiati per ottimizzare l'aerodinamica e ridurre le emissioni di CO2. Grazie al sistema di trasmissione integrale di ultima generazione, Citroën C4 Aircross offre una tenuta di strada ottimale per il piacere di guidare ed evadere dal quotidiano. Questa tecnologia, particolarmente reattiva, che tiene conto delle sollecitazioni del conducente, dello stato della strada e della velocità del veicolo, permette di guidare costantemente con la migliore ripartizione di coppia tra le ruote anteriori e quelle posteriori. Il sistema compatto e leggero utilizza un olio a bassa viscosità nella scatola di rinvio e riduce i consumi di carburante. La motorizzazione HDI 115, abbinata al cambio meccanico 6 rapporti, viene proposta in versione 2 ruote motrici, con emissioni ridotte a 119 grammi di CO2 al chilometro, e in versione 4 ruote motrici con emissioni di 129 grammi di CO2 al chilometro. Questo motore, da 1,6 litri di cilindrata, che contribuisce al successo dei modelli della gamma Citroën di ultimissima generazione, eroga una potenza di 115 cavalli e una coppia massima di 270 Nm a 1750 giri al minuto, e fino a 280 Nm in transitorio con la funzione Overboost. Citroën C4 Aircross propone dal lancio le prestazioni della motorizzazione diesel HDI 150, disponibile in versione 2 e 4 ruote motrici con cambio meccanico 6 rapporti. Questo motore, da 1,8 litri di cilindrata, è l'unico diesel sul mercato con sistema di distribuzione a fasatura variabile, tecnologia che permette un rapporto di compressione più basso tra i motori diesel attualmente sul mercato, con un eccellente controllo delle vibrazioni, basse emissioni, fluidità di funzionamento e prestazioni degne di una cilindrata superiore. Anche la motorizzazione benzina 1.6i 115 è proposta in versione a due ruote motrici con cambio meccanico 5 rapporti. Questo motore, 1.6 litri di cilindrata, dispone di doppio albero a camme in testa, 16 valvole e di sistema di distribuzione a fasatura variabile. Abbina prestazioni ed emissioni ridotte, con potenza di 115 cavalli con solo 135 grammi di CO2 al chilometro di emissioni. Per soddisfare le richieste dei mercati internazionali,
la motorizzazione benzina 2 litri AI da 150 cavalli sarà disponibile per i mercati non europei in versione 2 e 4 ruote motrici, con cambio meccanico 5 rapporti o trasmissione a variazione continua CVT. Questa motorizzazione da 2 litri di cilindrata dispone di 16 valvole, di un blocco cilindri in alluminio e di sistema di distribuzione a fasatura variabile. Tutte queste motorizzazioni prevedono tecnologie al servizio della riduzione delle emissioni di CO2.